Salve, ce l'abbiamo fatta? Sì, più o meno. L'abbiamo fatta. La tecnologia mi ha Ciao Paolo. perso oggi. Ciao, ciao a tutti. Ti presento un attimo. Allora, qui davanti, come già vi ho detto nelle storie, abbiamo Paola Santini. Chiaramente il cognome ci rimanda a un'azienda famosissima nel settore. Passo subito la palla a te, Paola. Cosa fai tu nell'azienda? Allora, sono direttore marketing, quindi come dice sempre mio padre, quella che spende i soldi, insomma. Ah, ok, Esatto. perfetto. Bene, bene. Quindi qualche domanda abbastanza semplice per introdurre. Da quant'è che esiste Santini? Da tantissimi anni, quindi dal 1965, quando mio padre l'ha fondata. È una storia un po' particolare, nel senso che è stato un po' per caso. Mio padre faceva tutt'altro, perché Cioè? saldava tubi, Ah, quindi perfetto, un tubista. veramente tutt'altro. E invece le sue sorelle, come un sacco di altra gente all'epoca, un sacco di altre donne all'epoca, avevano un piccolo laboratorio nel sottoscala di casa dove facevano maglieria essenzialmente, quindi facevano le maglie per le signore locali. E quello che è successo è che mio padre, saldando appunto questi tubi, si ruppe una gamba, quindi dovette stare a casa per diversi mesi. E mentre era a casa, siccome mio padre è uno dei tipici bergamaschi che non sanno stare con le mani in mano e fermi nemmeno quando hanno rotto una gamba, ha cominciato ad aiutare le sorelle. Gli è piaciuto, era una cosa completamente diversa, da quello che faceva, però. Ha deciso che invece che tornare a saldare tubi sarebbe stato meglio aiutare le sorelle. Quindi sono partiti così lui e le sue due sorelle. Inizialmente non era quello che siamo oggi, quindi non era semplicemente sul ciclismo, anzi il ciclismo è arrivato dopo. Prima facevamo principalmente prodotti in maglieria, quindi in lana. All'epoca praticamente tutti gli sport Lana. avevano abbigliamento in lana e lavoravano come controterzi per tanti brand che facevano soprattutto abbigliamento da sci. Il ciclismo è arrivato dopo, ma perché è arrivato dal fatto che mio padre fosse un grandissimo appassionato e un ciclista, non dei migliori, quindi non ha mai fatto grande carriera. E quindi aveva tantissimi amici che gli dicevano: ma perché non provi a farci la divisa? Così abbiamo cominciato da quelle locali e poi pian piano la cosa ha preso piede e quindi a un certo punto, talmente tanto che a un certo punto mio padre ha deciso di focalizzarsi solo ed esclusivamente sul ciclismo. E Santini Maglificio Sportivo, che è il nostro nome registrato, quindi SMS, viene proprio da qui, Santini Maglificio Sportivo, perché quando è nato era un maglificio. Adesso ovviamente di lana facciamo solo l'abbigliamento per l'eroica, ma tutto il resto, come ben sapete, sono tutt'altri prodotti e con completamente, caratteristiche completamente diverse. No, una storia spettacolare perché magari uno pensa, chissà questo grande marchio, com'è nato, e invece è una storia semplice alla fine. Molto, Cioè, sì, molto vite. semplice. Assolutamente Però, sì. anche questo è il bello. Vedo che già ti sei sciolta, tra virgolette, nella conversazione senza problemi, dopo qualche intoppo tecnico. Senti, parliamo un attimino un po' di te. Tu hai studiato per ricoprire questo ruolo? Sì, allora io sono laureata in marketing e pubbliche relazioni, ho fatto un master a Londra in Strategic Marketing Communications, quindi sempre marketing e strategie di marketing e comunicazione. Quindi Quando sì, ho hai iniziato a studiato per lavorare? questo, anche se diciamo che si impara molto più sul campo, secondo me, soprattutto nell'ambito marketing. Sì. E quando hai iniziato a lavorare in azienda? Penso da subito, cioè da sempre, se sei stato Non proprio, da no. Allora, vabbè, ci sono cresciuta. Quindi, tra le altre cose, noi quando ero piccola, avevamo proprio l'appartamento dove vivevamo sopra, il capannone dell'azienda. Poi, quando ho compiuto 13 anni, ci siamo spostati come casa e questo però significa che per 13 anni io vivevo l'azienda giornalmente, perché chiaramente si scendeva, si saliva, si scendeva. Ma in realtà il mio vero e proprio inizio con l'azienda risale al 2009, quindi
non è tantissimi anni fa, ma non è recente, non è nemmeno molto recente, quindi più di una decina d'anni, perché prima ho fatto un'esperienza di 6 anni, ho lavorato in Inghilterra, ho lavorato a Londra per 6 anni. È una cosa che, quella di lavorare all'estero, è una cosa che abbiamo fatto sia io che mia sorella. Mia sorella Monica è il direttore generale, il CEO dell'azienda in questo momento, e anche lei ha voluto fare un'esperienza, lei è stata 3 anni in Brasile, entrambe abbiamo voluto fare esperienze fuori, non solo come paese, quindi non solo all'estero, ma anche come mercato. Quindi io ho lavorato nel mercato della moda, lei ha lavorato in un settore dell'edilizia, quindi completamente diverso. Ma l'idea è stata sempre quella di cercare di fare tanta esperienza fuori per poter portare qualcosa di nuovo in azienda. Ed è una cosa che ci ha lasciato fare nostro padre, anzi ci ha spinto a fare, quindi siamo state molto fortunate. Credo che comunque fare delle esperienze fuori abbia molto significato quando hai un'azienda di famiglia, perché è vero che crescere in azienda ti fa crescere tantissimo, però è vero anche che se vedi qualcosa anche al di fuori puoi portare molto di più e puoi dare un contributo maggiore e migliore. Sì, sicuramente. E, mentre qual è il tuo rapporto con lo sport? Perché ovviamente Santini è un video sportivo, io ho approfondito, guardato, cercato, però voglio sentirlo da te. Ma allora, il mio rapporto con lo sport. Quando ero piccola, mi piaceva tantissimo la bicicletta, ma mio padre, un po' da uomo da vecchi tempi, mi ha sempre portato, quindi siamo sempre andati anche in famiglia, però non ha mai voluto che io facessi niente a livello agonistico, perché secondo lui era un po' uno sport da uomini il ciclismo, quindi io, essendo una ragazza, secondo me era anche molto per il fatto che avesse paura, comunque lo trovasse pericoloso e quindi cuore di papà con le figlie, essenzialmente così. E quindi diciamo che ho deciso di darmi al nuoto, sono partita con il nuoto, quindi sport molto meno pericoloso sicuramente, e ho fatto nuoto agonistico per tantissimi anni. Ho smesso quando ne avevo 16, più o meno 17, perché ho deciso ho fatto una scelta a livello scolastico abbastanza impegnativa e non riuscivo più a seguire gli allenamenti come si deve, insomma. E poi da lì ho fatto un milione di sport, ma più perché mi piaceva comunque cercare cose che mi piacessero. E dopodiché sono passata al triathlon nel momento in cui in azienda abbiamo deciso di esplorare anche questa parte e di cercare di creare una collezione adatta per i triatleti. Siccome comunque volevamo capirne di più, ho cominciato a fare un po' di ricerca e avendo io già il nuoto e facendo comunque bicicletta da tanto tempo, comunque andando in bicicletta, ho provato, mi è piaciuto e così è stato, cioè così è andata. E quindi da quel momento lì ho cominciato a fare triathlon. La cosa bella è che non solo sviluppate e vendete, ma li provate. In questo caso, tu provi probabilmente gli stessi capi che vai a Sì, proporre. esattamente. Ma devo dire che a parte provarli io, che voglio dire il mio parere è relativo, nel senso non sono un atleta, non sono. Abbiamo diverse persone in azienda che li provano, ma soprattutto ci facciamo aiutare tantissimo dai nostri atleti sponsorizzati, quindi le nostre squadre, quelli che veramente ne fanno un grande uso e quindi loro sono un po' il nostro campo di test perenne. Beh, chiaramente. E, a livello di mercato, come si differenzia il mercato italiano? Cioè, com'è il mercato italiano, com'è il mercato estero? Allora, per quanto riguarda noi vendiamo oltre l'80% all'estero, quindi direi anche l'85%. Ok. E quindi tutto il resto poi è mercato italiano. Sicuramente l'Europa è gran parte di questo 80%, ma devo dire che i mercati che per noi sono veramente buoni e importanti in questo momento sono il mercato asiatico, soprattutto Sud Corea, Taiwan, posti come l'Indonesia, che uno non, io
Io quando ho visto i numeri che facevo in Indonesia non mi capacitavo, ma tantissimo anche l'Australia. E l'Australia sicuramente molto di quello che facciamo in Australia è anche dato dal nostro impegno con la nazionale australiana, il Tour Down Under, che ormai è da tantissimi anni che stiamo seguendo. Quindi credo che abbiamo iniziato nel 2000 con la nazionale australiana e ancora oggi li seguiamo. Quindi questo sicuramente ci ha dato moltissima visibilità. Poi abbiamo cominciato a fare anche le maglie del Tour Down Under, quindi diciamo che il brand ha molta visibilità in Australia. Stiamo facendo molto bene anche in Argentina. E poi vabbè, comunque devo dire che il mercato europeo sicuramente è il mercato con un livello di cultura del ciclismo più alto e quindi chiaramente rimane ancora quello che per noi rappresenta la parte più grossa di fatturato, ecco. Tu hai introdotto il discorso che segui la nazionale australiana. Se non sbaglio, c'è un campione del mondo a cronometro, Sì, esatto, sì. Rohan Rohan Dennis. Dennis, esatto, sì. Voi ovviamente collaborate anche con lui per sviluppare body, sviluppare tutti gli abbigliamenti da Sì, cronometro. allora, noi diciamo che la scelta di sponsorizzare una nazionale è una scelta molto importante per un'azienda come la nostra, perché sponsorizzare una squadra World Tour sicuramente dà un risultato a livello di visibilità grandissimo, ma è molto più difficile con una squadra World Tour riuscire a sviluppare nuovi prodotti altamente tecnologici, cioè lo si fa. Ma solitamente si parte da qualcosa che è già stato sviluppato da noi e magari vengono apportate alcune modifiche da parte della squadra. Invece con la nazionale di solito, siccome si ha molto più tempo, perché la nazionale di solito lavora da Olimpiadi a Olimpiadi, quindi l'obiettivo è l'Olimpiade, quindi si hanno 4 anni per sviluppare i prodotti e quindi c'è molto più tempo, mentre con le squadre è veramente molto più difficile, magari una squadra firma il contratto con te a luglio e tu devi dargli i prodotti a dicembre perché a gennaio iniziano a correre, quindi è veramente molto difficile sviluppare nuovi prodotti. Semplicemente gli si dà i prodotti tecnici e quelli più performanti che abbiamo in collezione, dopodiché durante la stagione si fanno le modifiche e vengono fatte poi richieste per sviluppare cose diverse. Invece con la nazionale c'è molto più tempo e facciamo una serie infinita di prototipi, veramente infinita, che vengono testati in Galleria del Vento molteplici volte, soprattutto per quanto riguarda appunto la cronometro, ma tantissimo anche per la pista. Noi con la nazionale australiana lavoriamo tantissimo anche su ciclismo pista. E quindi lavoriamo con la nazionale e poi anche con i singoli atleti attraverso la nazionale e con Rohan diciamo che abbiamo lavorato tantissimo prima dell'ultimo mondiale e stiamo ancora lavorando per le Olimpiadi e sicuramente è uno di quei corridori che bisogna accontentare, ha molto da dire, lui sicuramente dà un sacco di feedback costruttivi per migliorare i prodotti e bisogna saperlo prendere, sicuramente. Esatto, a livello Sì. caratteriale stavo chiedendo di subito com'è. Ma devo dire che con noi è sempre stato molto carino. È vero anche che noi abbiamo sempre risposto alle sue richieste di modifiche, quindi abbiamo sempre fatto prove su prove e quindi lui probabilmente è contento con noi. Poi ovviamente col nostro abbigliamento ha vinto il mondiale, quindi penso che non avesse molto, molto da dire. Quindi no, su questo sicuramente siamo felici. Noi onestamente sì, è un personaggio come lo sono tanti corridori, però con noi è sempre andata molto bene. E lo vestiamo da tanti, tanti anni con la nazionale, quindi ormai lo conosciamo. Beh, ormai avete anche un'altra serie di campioni, quelli Nibali, Ciccone, che sono la Beh, Trek. abbiamo anche Pedersen quest'anno di campione del Ah, mondo. giusto, giusto, giusto. Quest'anno è un anno interessante per noi, sì.
sicuramente. sicuramente. Anche il lato femminile, se non Sì, sbaglio. ne abbiamo avute diverse, quindi da Lizzie Deignan, Amalie Dide Eriksen, veramente Anna van der Breggen, cioè, ne abbiamo tantissime, tantissime. Abbiamo investito tanto nel ciclismo femminile e continuiamo a farlo e quindi sono delle belle soddisfazioni. Anche come prodotti di serie, cioè quelli che producete, avete una linea dedicata alle donne, se non sbaglio. Avete dei prodotti specifici. Sì, Una delle poche aziende che secondo me ha una linea abbastanza varia anche per le ragazze. sì, diciamo che ormai la nostra linea da donna è ampia tanto quanto quella da uomo. Esatto. Quindi, mentre magari fino a 7-8 anni fa la linea da donna era. Abbiamo sempre tenuto una linea da donna, ma non era così ampia, adesso ormai diciamo che le donne non si possono lamentare, che c'è tutto e più di tutto. Quello che devo dire ci rende molto orgogliosi è il fatto che quello che cerchiamo di fare è coniugare la performance, perché comunque tutta la nostra linea da donna è fatta con tessuti, tecnologie che utilizziamo tranquillamente anche per la linea da uomo, quindi le stesse identiche. In più quello che aggiungiamo è, diciamo, un design femminile, dei colori nuovi, di colori diversi. E devo dire che capita spesso che ci scrivano degli uomini dicendo: ma scusate, ma perché questa cosa l'avete fatta per le donne che piace anche a me? Non potete mandarmene una. Quindi questo significa che stiamo lavorando bene, sicuramente. Poi ovviamente fate un sacco di divise per squadre locali, per squadre amatoriali su Sì, per noi rotazione. l'abbigliamento personalizzato, così lo chiamiamo, è una parte fondamentale, sì, sicuramente. È sicuramente una delle cose più difficili da fare, quella di vestire i club più piccoli, ma sicuramente porta delle grandi soddisfazioni, perché se lo fai bene, allora veramente. Hai vinto il cuore delle persone con cui lavori e poi sai che loro vestiranno il tuo brand anche al di fuori delle gare che fanno con le loro squadre. Esatto. C'è una domanda subito a caldo. Gli amatori vestono gli stessi tessuti dei professionisti? Sì, allora, nella nostra linea di personalizzato ci sono sia la linea esattamente identica a quella che utilizza il team Trek Segafredo, per dire. Io l'anno scorso già avevo perché ovviamente io ho anche materiale Santini. Tramite Stefano, Bene. quindi io ho Bene. avuto l'idea di Giana, non è mezzo qua. Quindi tutto quello che. Tutto magari no, perché hanno parecchie cose i professionisti, però Sì, no, hanno una serie infinita di una materiali, serie quindi ci infinita di sono valenti materiali. all'interno. Però devo dire che noi abbiamo nella linea del personalizzato tutta una serie di prodotti che sono gli stessi che hanno i professionisti. Poi c'è una linea, diciamo, intermedia e una linea più dedicata a chi magari inizia con ovviamente una vestibilità completamente diversa, perché diciamo che vestire le stesse cose che vestono i professionisti bisogna avere il fisico, come dice mio padre. Quindi magari non è per tutti. Però abbiamo tantissime squadre amatoriali che utilizzano le stesse identiche cose che usano i nostri professionisti, tantissime, soprattutto in Italia, in Spagna, in Francia, magari un po' meno nel paese del nord, ma questo credo che sia anche una questione di abitudine, non sono magari abituati alle cose super attillate, quindi fanno un po' fatica ad adeguarsi a questi tipi di prodotti. Quindi continuando su questa scia di domande, nella tua carriera di ormai più di 10 anni in azienda, secondo te quali sono stati gli errori che oggi non, cioè, che eviteresti e le soddisfazioni? Cose che si possono dire? Allora, Io guardo che scendo nel dettaglio, non mi tengo lì sempre con quelle domandine. soddisfazioni. Posso partire dalle soddisfazioni? Ok, Va bene. allora, soddisfazioni. Una recente soddisfazione è stata quella di riuscire a chiudere un contratto con Ironman. Questo per quanto riguarda il triathlon.
È stata una grossa soddisfazione, ci è voluto tempo e tante energie, però l'abbiamo fatto e siamo molto orgogliosi e devo dire che le cose stanno andando molto bene da quel punto di vista sul triathlon. La cosa ci ha fatto crescere tantissimo su quel mercato. Poi di altre soddisfazioni ce ne sono tantissime, tante, tante. Devo dire che ogni volta che vediamo uno dei nostri corridori vincere è una soddisfazione. Siccome sta succedendo, è successo in passato e sta succedendo anche in questo momento, devo dire che quelle sono tutte soddisfazioni. Altre soddisfazioni è vedere come un prodotto che per noi magari ha significato tanta fatica nel provarlo, testarlo, realizzarlo, funziona sul mercato. Quello è un'altra delle grosse soddisfazioni. Non succede sempre. L'anno scorso è successo, abbiamo lanciato una giacca che è piaciuta tantissimo e che continuiamo a vendere tantissimo. Forse ce l'ho, che giacca è? È la Vega Extreme. Ce l'ho, quella nera con gli inserti impermeabili, quella lei è tutta nera. Tutta Quella nera con ce adesso l'abbiamo fatta anche in altri colori e che ha tutti i l'ho. termoplastici rifrangenti dietro e che è un pezzo per l'inverno, devo dire che è piaciuto tantissimo. Voglio un set arancione, Quindi non sbaglio. esatto, è Io ho stato sia un quella prodotto Vitus su cui. arancione che quella Extreme tutta nera con gli inserti. Esatto, quindi è stato un prodotto a cui noi abbiamo dedicato tanto tempo su cui abbiamo veramente puntato tantissimo, ha funzionato, quindi questa è un'altra soddisfazione. Ma quando Errori. vedi le differenze. No, aspetta, ho gli errori teniamo per dopo. No, Ma va bene. vedi le differenze di scelte fra Nord Europa e comunque Italia, Spagna e Francia per la serie? Cioè, anche differenza di scelte di colori? Sì, tantissimo, moltissimo. Allora, diciamo che si possono dividere le scelte in sud e nord, quindi sud dell'Europa e nord dell'Europa, escludendo ovviamente poi Asia, perché lì ancora si va in altre scelte completamente diverse. Al sud Europa funzionano molto i colori più chiari, per esempio. Il bianco funziona tanto, funzionano tanto i colori anche più nuovi, più eccentrici. Abbiamo lanciato un colore adesso, granatina, per esempio, che è un rosa arancione. Tanto, funzionano tanto. Il nord molto di più sui colori scuri, invece. Il blu, il nero. Quindi è veramente completamente diverso. Poi l'Asia, per esempio, è un mercato dove alcuni colori non funzionano mai, ma questo credo che sia una questione di carnagione, di come un colore sta con una carnagione come la loro. Questo per quanto riguarda i colori, ma poi diciamo che anche le Dice, cioè, qual è forme. il colore che non voglio in Asia? In Asia? Allora, in Asia non vogliono tutti i colori pastello. I viola, quelli aranciati, i gialli, questi colori non funzionano. Eh sì. Poi Passiamo a ovviamente anche le qualche altro. forme, certo che anche le forme continuano, sono una roba completamente diversa. Quindi ci sono quelle che funzionano di più in Europa, quelle che funzionano di più in altri posti. Ovviamente negli Stati Uniti non vendiamo gli stessi prodotti che vendiamo in Europa. La vestibilità è completamente diversa da quella che va negli Stati Uniti. Va Una taglia in più di solito, almeno una taglia in più a bene, sì. due. Anche. Sono stato a New York Esatto. qualche anno fa, cioè, assurdo come vedi tante persone molto più pesanti di noi, cioè, vedi altre taglie di Sì, base, dici, ma completamente. questi Sì, assolutamente. Poi, esatto, in America dicono che noi vestiamo troppo piccoli, in Asia dicono che vestiamo troppo grandi. chiaro, poi ognuno. Quindi ognuno diciamo che va bene, in Europa vestiamo giusto, ok, perfetto, almeno da una parte va bene. Metà strada. Sì, esatto. Qualche errore, dai, mettiamo un pochino di pepe nella discussione. Qualche Ma errore che non errori, secondo rifaresti. me, magari. Diciamo che noi siamo un'azienda di famiglia che spesso vede i progetti a lungo termine. E quindi magari ci siamo portati dietro magari dei contratti o delle sponsorizzazioni di cui non so dire il nome per molto tempo perché
credevamo e invece non hanno funzionato. E quindi probabilmente a livello di business sarebbe stato meglio chiuderle prima, però diciamo che non rimpiangiamo mai le nostre decisioni. Spesso vengono fatte, come ti dicevo, noi non siamo un fondo, siamo un'azienda familiare, quindi quando crediamo in una cosa, gli diamo tempo prima di vedere se funziona. Difficilmente chiudiamo contratti di un anno. Perché non crediamo che in un anno si possa veramente vedere se una cosa funziona o meno. Quindi lo vogliamo vedere nel tempo e ci investiamo tanto anche del nostro. Niente, No, prima era mi fanno, più. scusami, mi fanno ridere le domande e i commenti che vedo sotto. Vai, se vuoi, per vendere tranquillamente. Ma sono l'unico che veste XS sotto e sopra? No. XS sotto e M sopra? No, ci sono tante persone. Diciamo che la proporzione non è una caratteristica tipica dei ciclisti, quindi è molto facile che ci siano persone che hanno una taglia diversa sotto e da quella che hanno sopra. Quindi. Quella squadra in cui investi di più come sponsorizzazione, beh, credo sia la Trek Segafredo fra È maschile l'unica. e altro. Sì, allora diciamo che fino a diversi anni fa avevamo molte squadre professionistiche, ma negli ultimi anni seguire una squadra professionistica è diventato un lavoro molto più intenso e quindi abbiamo deciso che secondo noi aveva molto più senso seguirne una sola. E abbiamo fatto la nostra scelta, che è quella di Trek Segafredo, e quindi così continuiamo. Ma anche perché credo che negli anni gli investimenti siano dovuti crescere per forza di cose, perché il ciclismo è diventato sempre più importante, quindi immagino Assolutamente. che Ma richiedano sì, ma poi i sempre più. budget sono cambiati totalmente negli anni, quindi oggi onestamente. Sì, è staccato un attimo, capita. Ok. Intanto salta. Dicevo che oggi un brand che ha la capacità di fare più di una squadra professionistica, di quelle grandi, non l'invidio, di sicuro. Noi diciamo che avendo una squadra professionistica come Trek Segafredo, più diverse nazionali, squadre femminili, in più noi abbiamo anche tanti eventi che seguiamo, sarebbe veramente improponibile avere una ulteriore squadra professionistica nel nostro portfolio, impossibile. Qui c'è una bella domanda. Problema sicurezza, come l'affrontate? Ma in realtà io potrei dire già da subito che ci sono molti più inserti, cadere frangenti sulle diviche invernali. Quindi io l'ho Sì, provato con. diciamo, sì, tutti i nostri prodotti hanno degli inserti rifrangenti. Stiamo usando tantissimo anche il colore per la visibilità. Riceviamo commenti anche non troppo simpatici e carini sui social quando magari facciamo vedere una giacca nera, che dicono che insomma il nero, basta con questo nero. Allora la realtà, detto tra noi, è che facciamo tanti colori, ma alla fine l'80% delle vendite è sempre nero. Quindi quando ce lo dicono mi viene da ridere perché sì, noi li proponiamo gli altri colori, ma se non c'è il nero te lo chiedono e quindi la variante nera bisogna sempre metterla. Comunque, nonostante tutto, sia il nero che gli altri colori hanno un sacco di rifrangenti. Noi adesso stiamo inserendo rifrangenti di 1 milione di tipi, quindi quelli colorati, quelli solo rifrangenti, quelli anche che hanno una capacità di glow in the dark, quindi che raccolgono la luce e poi la rilasciano. Ce ne sono veramente di una quantità infinita. Sì, Il ma poi nero credo che slancio, sì, giusto, concordo con quello che ha scritto il nero slancio. Esatto, ma sì. credo che proprio il nero con Santini sia un più che altro un simbolo di tradizione, perché alla fine i primi completici, i primi pantaloncini sono sempre neri. Quindi Santini che ha una storia molto lunga, il nero ha senso anche con Santini. Ecco, non è uno di quei marchi che deve puntare sui colori fluo, perché se no non esiste. Vuol dire, ormai Sì, il marchio. esatto. Bisogna anche dire che, come secondo me anche nel ciclismo,
nell'abbigliamento da ciclismo c'è, è come la moda, diciamo, che tutto torna, ritornano certe cose. E ne parlavo giusto con mia sorella l'altro giorno, che mi diceva, cavolo, negli ultimi anni c'è questa, questa moda del minimal, quindi colore, cioè tutto di un colore, una righina e basta, o cose molto... E io mi ricordo benissimo quando negli anni 80 e 90 facevamo quelle divise, non so, la Mercatone 1, la Mapei o cose di questo genere, che erano il colore esagerato. Quelle erano esagerate. E con mia sorella dicevamo che secondo noi a un certo punto si tornerà a quello. Perché è tutto un cerchio, quindi vedremo, vedremo. Magari dopo momenti bui la gente ha voglia di cose pazze e ritorneremo ai completi come quelli della Mapei o della Mercatone 1. Vedremo. Anche quello della Mapei Santini, attenzione. Anche, sì, sì, esatto, quello del Mapei Day. Quello conservato. Poi voi avete la Gran Fondo, fate una Stadio Gran Fondo. Santini, sì. Ne abbiamo due. Allora, in cui siamo title sponsor, la Gran Fondo Stelvio Santini e la Gran Fondo Mont Ventoux in Francia, con arrivo sul Mont Ventoux. E diciamo che siamo, soprattutto in quella della Stelvio, siamo dentro l'organizzazione e per noi è una parte importante di quello che è il nostro lavoro sul, sul consumatore finale, perché la Gran Fondo per noi è anche un po' un modo per stare vicino ai nostri... ai nostri consumatori, ai nostri clienti, e quindi assolutamente ci porta via tanto tempo e tante energie, però è il modo migliore per avere il contatto con la gente. Sono d'accordo, sono d'accordo. Bene, arriviamo verso la fine, anche perché Instagram mi mette dei limiti anche come tempi. Certo, assolutamente. Però abbiamo parlato quasi 40 minuti così. E, il coronavirus purtroppo esiste, voi siete a Bergamo, quindi siete nella zona più colpita. Intanto come ha influito il coronavirus con, la, con l'azienda? Ha influito nel senso che da subito, quindi dal 23, credo, più o meno di febbraio, abbiamo messo in atto tutta una serie di policy di sicurezza interna all'azienda, per cui subito ci siamo mossi per mettere in sicurezza tutti quelli che sono i nostri dipendenti. La nostra fortuna sicuramente è il fatto che fossimo già preparati per lavorare in smart working per quanto riguarda gli uffici. Quindi lo abbiamo fatto da subito, quindi abbiamo, abbiamo messo a turno una persona per dipartimento negli uffici e tutti gli altri lavoravano da casa. La produzione... La nostra fortuna è che le nostre macchine sono a distanza di più oltre 2 metri l'una dall'altra, quindi gli operatori non sono, sono oltre la distanza di sicurezza di 1 metro, quindi anche quello, però abbiamo ovviamente messo in atto tutta una serie di decisioni per fare in modo di non creare gruppi o comunque di non favorire la vicinanza. Abbiamo dato a tutti i dispositivi che necessari. Abbiamo messo gel per le mani ovunque, cartelli ovunque, ricordando di lavarsi le mani e tutto. Quindi è stato un po' un prepararsi a quello che stava per arrivare e devo dire che non ci aspettavamo assolutamente quello che poi è successo nella Bergamasca. Noi ci siamo dentro in pieno perché la nostra azienda è a Laglio, che è l'uscita di all'uscita di Dalmine, per chi conosce un po' la 4, praticamente è Bergamo. E quindi stiamo veramente subendo la cosa moltissimo. Fortunatamente noi stiamo bene, tutti, però tantissimi di noi hanno amici, parenti che hanno avuto problemi, li stanno avendo, sono ricoverati e quindi questo sicuramente ci mette un sacco di tristezza. Quello che abbiamo voluto fare, abbiamo cercato di trovare un modo per dare il nostro contributo, per aiutare, e quindi quello che abbiamo fatto è cercare un tessuto insieme a uno dei nostri fornitori per costruire delle mascherine, quindi che è un po' quello che scarseggia in questo momento un po' ovunque. Abbiamo lavorato un paio di giorni, abbiamo creato dei prototipi, li abbiamo mandati al Politecnico e a far testare chiaramente. Considera che è uscita una nuova legge
per cui ovviamente l'Italia richiede a chi ha la possibilità di cercare di fare queste mascherine, noi e può autocertificarle, noi abbiamo voluto comunque fare tutti i test del caso, stiamo ancora lavorando su ulteriori aggiustamenti, nel frattempo stiamo producendo queste mascherine che sono mascherine non per uso sanitario al momento ma per la collettività, ma stiamo ancora lavorando insieme al Politecnico per cercare delle altre alternative, perché quello che vogliamo fare è riuscire anche ad aiutare la sanità pubblica, gli ospedali, ovviamente nel modo più sicuro possibile, quindi cercando i dispositivi migliori, i tessuti migliori e mettendo insieme un po' quello che riusciamo a fare. Non è facile, ti dico la verità, preferisco fare l'abbigliamento da ciclismo, è un mondo nuovo, difficile, però in questo momento questo è quello di cui abbiamo bisogno e quindi andiamo avanti così. La produzione in questo momento è ferma per quanto riguarda l'abbigliamento da ciclismo, dal decreto che è stato emanato domenica abbiamo deciso di appunto firmare, stiamo semplicemente spedendo le ultime consegne, che c'è tempo fino a mercoledì, dopodiché praticamente la nostra produzione sarà solo ed esclusivamente per le mascherine. Ho capito. Vedo che reagiscono bene anche nei commenti, giustamente. Sto guardando, basta che non costino come il biglietto di ciclismo, bellissimo. No. Vabbè, dai, ci sono battute che ci stanno. No, ci stanno assolutamente, dai, va bene. Anche perché Santini non credo che faccia completini che costino poco, 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 perché non potrebbe mantenere la qualità. Voi producete in Italia, quindi... Sì, il problema è proprio quello, produrre in Italia, il fatto che non ci siano mascherine in giro, la verità è che le mascherine arrivano sempre da fuori, perché produrle in Italia ha un costo esagerato, perché poi alla fine si vendono a un prezzo irrisorio, quindi non riesce. Esorbitante. Infatti quello che stiamo facendo è farle, ma a prezzo politico, cioè senza guadagnarci assolutamente niente, non è quello che facciamo, non è la nostra intenzione da qui in poi per tutta la nostra vita fare mascherine, spero di tornare presto a fare abbigliamento, però ovviamente questo è il momento, c'è bisogno di noi e quindi lo facciamo. Bene, Paola, io ti ringrazio per il tantissimo tempo che ci hai dedicato, con la massima disponibilità. Grazie a voi, mi avete donato un sorriso in questa situazione. Infatti immagino che tu sia non solo in una fase, proprio in quel luogo in cui c'è molta tensione, cioè non si sta benissimo, neanche psicologicamente. No, c'è molta paura, molta tensione, le ambulanze che passano ogni minuto diciamo che non aiutano. Non allentano e non aiutano, no, assolutamente. Anche qualche immagine abbastanza forte con i camion dei militari che passano nel giorno. Purtroppo sì. L'ho condivisa perché era scioccante anche solo vedere quella foto. Comunque, dai, speriamo bene, speriamo che si risolva tutto il prima possibile. Pensate a noi bergamaschi. Esatto. Io l'ho fatto anche per questo, perché ho detto lì sono veramente messi male, si sono messi a fare mascherine, ho chiesto io, per chi sta seguendo, ho chiesto io di fare questa diretta, di fare questa intervista, chiamiamola così, perché secondo me è il momento giusto. Grazie ragazzi. Va bene. Buona serata, ciao, buon lavoro. Ciao a tutti voi. Ciao ciao. Ciao.